Antonio Canova. Massimo scultore esponente del neoclassicismo, è anche considerato l'ultimo grande artista della scultura italiana. Nasce il giorno 1 novembre 1757 a Possagno, in provincia di Treviso, e svolge il suo apprendistato a Venezia, dove scolpisce le sue prime opere a carattere classicheggiante. Nel 1779 si reca a Roma, dove frequenta le scuole di nudo dell'Accademia di Francia e del Museo Capitolino. Canova nei suoi disegni, le famose accademie, e nelle sue sculture incarna i principi neoclassici di Winckelmann. Nelle sue sculture Canova ricerca la bellezza ideale, cioè la Venere italica, quella bellezza che nasce dall'idea dell'artista sulla perfezione che non è possibile ritrovare in natura. E per raggiungere la rappresentazione della bellezza ideale sono necessarie la conoscenza e l'imitazione della scultura classica, nonché una grande padronanza della materia scultorea. Il Tempio Canoviano è la chiesa parrocchiale di Possagno, consacrata alla Santissima Trinità. È una costruzione neoclassica che fu progettata da Antonio Canova e disegnata da Pietro Bosio e Giovanni Zardo. Collaborò anche l'architetto Gian Antonio Selva e Luigi Rossini. Ebbe inizio la costruzione l'11 luglio del 1819 e il Tempio fu inaugurato nel 1830. È una costruzione neoclassica e si possono distinguere tre elementi architettonici. Il colonnato, che fa riferimento al Partenone di Atene, il corpo centrale, che è simile al Pantheon romano, e l'abside dell'altare maggiore. Di conseguenza le tre parti rappresentano in modo simbolico le tre fasi essenziali della storia: la civiltà greca, la cultura romana e la grandezza cristiana. Esternamente vi è un diametro di oltre 35 metri, mentre quello interno ne misura 27, i muri di quasi 8 metri. All'interno di essi vi sono i corridoi interni e le scale per accedere ai piani superiori alla cupola. Il grande portone d'entrata è sostenuto da due stipiti sempre di una pietra chiamata lumachella, che sono alti 7 metri. L'architrave ha una lunghezza di 4 metri e sul frontone sono scolpite le parole latine De opt max uni avtrino, tempio dedicato a Dio, ottimo, massimo, uno e trino. Nel fregio vi sono 7 metope degli allievi del Canova e altre metope che sono decorative alternate ai triglifi. Il timpano è spoglio, non vi è alcuna decorazione, tantomeno bassorilievi. Non feci in tempo a decorarlo. Mentre la cupola è ricoperta di squame di pietra e la rotonda ha una base con uno zoccolo in pietra locale e ha una rifinitura a calce. L'interno è grandioso, la cupola semisferica poggia su una cornice con fregi dorati e ha 224 lacunari.
La Gipsoteca Museo Canoviano è un luogo interessantissimo, sia per la natura storica, sia per quella museografica. E alla morte del fratellastro Antonio Canova, Monsignor Giovanni Battista Sartori chiuse lo studio romano, dove erano stati realizzati molti capolavori, e traslocò a Possagno molti modelli in gesso, e i marmi che non erano stati venduti, alcuni dipinti, i bozzetti e quanto c'era nei magazzini. Per ospitare queste collezioni Sartori edificò una galleria proprio presso la casa natale dell'artista, e ciò permise ai visitatori, agli studiosi, agli appassionati di arte di ammirare i capolavori di questo grandissimo artista. Nel 1832 il Sartori commissionò la costruzione della Gipsoteca al Lazzari e progettò l'edificio destinato a conservare la raccolta di gessi. Praticamente realizzò una sorta di basilica, un mausoleo in onore di Antonio Canova. Dal 32 l'opera fu conclusa nel 36. C'è una grande volta botte cassettonata dove vi sono tre lucernari dai quali passa la luce naturale che illumina tutto l'ambiente, e l'intera sala termina con una grande abside dove c'è oggi il modello dell'Ercole Lica.